È stata presentata questa mattina, ma in realtà il battage pubblicitario è partito già da 3 settimane e continuerà a caratterizzare tutto il periodo estivo. Stiamo parlando della nuova campagna di promozione turistica della Regione Abruzzo. Tra gli obiettivi principali, aumentare la visibilità del brand Abruzzo, incentivare il passaparola, lavorando poi sulle leve tipiche dell'autenticità e della riscoperta, si mira anche a far comprendere ed apprezzare la completezza dell'offerta. Offerta turistica abruzzese. Cominciamo da un assunto, da Mario: chi viene per la prima volta in Abruzzo ci torna, e questo è un gran biglietto da visita intanto. No? Ma assolutamente sì, dicevamo che con il nostro nuovo spot non ci siamo inventati niente, Abruzzo che bella sorpresa e l'esclamazione di tutti quelli che per la prima volta visitano l'Abruzzo, hanno modo di vedere i suoi 133 km di costa incontaminati, 3 parchi nazionali, il parco regionale, una miriade di aree protette, i nostri borghi. Diciamo che l'Abruzzo ha tutto ciò che serve per rendere felice un turista. Su che cosa si fonda questa nuova campagna promozionale? Ma una campagna promozionale mirata soprattutto al turismo, ai turisti italiani, perché i dati ci dicono di una grande presenza di turismo nazionale con qualche puntina di ritorno del turismo internazionale, però è evidente che vogliamo puntare al turismo di prossimità che secondo i nostri dati dà i risultati migliori per il momento. Per rendere lo spot di lancio della promozione estiva più accattivante si è giocato anche sull'ironia e sull'originalità, coinvolgendo come testimonial il campione di beach volley, l'ortonese Paolo Nicolai, argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Ma Nicolai, un abruzzese, uno sportivo che ci ha prestato la sua immagine, il suo volto gratuitamente, quindi lo ringraziamo per questo, un abruzzese che fa la sua parte per l'Abruzzo. Amore, io ci ho pensato, serve una meta dove rilassarsi attivamente. Ok, relax al sole, ma anche sport, in acqua, in spiaggia, ovunque. E poi certo, escursioni nel verde in montagna e ovviamente tappe per degustare vini e piatti tipici. Ah, per finire, borghi antichi. Io se non c'è un po' di storia non mi muovo, eh. Amore, ce l'ho. Andiamo in Abruzzo. Che bella sorpresa.